Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al panel sulle nuove relazioni tra finanza ed economia reale all'interno della tassonomia. Faremo un'introduzione per cercare di definire un contesto in cui queste relazioni hanno luogo e si manifestano e poi proseguiremo con una tavola rotonda per approfondire determinati temi. Abbiamo qua il dottore Emiliano Michalizio, ESG Lead Europa di Rumble. Dottor Fabio Guerrieri, Director di PwC sull'advisory per le financial institutions su temi ESG e Piero Munari, co-founder di Arwin Partners, società di consulenza strategica su temi ESG e di investor relations. Inizierei appunto cercando di chiarire il contesto che non può che essere l'implementazione di politiche a livello globale, di blocchi di paesi per la decarbonizzazione. Ho preso due esempi, due fonti diverse, autorevoli, eh, che giungono a conclusioni molto coerenti per, capare, per cercare di capire dove si inserisce la tassonomia e che eh, ruolo può, eh, può avere. Prendiamo il grafico, il primo grafico a sinistra. International Energy Agency è la fonte, fa semplicemente una stima, prendiamo la linea blu, una stima delle, di come evolverebbero le emissioni se le politiche tuttora in essere, tuttora in essere eh, venissero messe a terra. Questo si confronta con la linea gialla dove si stima le, eh, il livello di emissioni globali qualora gli impegni futuri venissero eh, messi a terra nei tempi giusti. Questo gap è proprio dove la tassonomia può imprimere, imprimere un, un risultato importante cercando di avvicinarsi a quello che è l'obiettivo che dovrebbe essere il eh, finale eh, per, un, diciamo, per raggiungere la, il, il net zero. Vedete che il gap è molto forte, è molto forte quindi è tutta una ricerca. Lo sforzo a livello globale è di ricerca di efficacia di politiche che riducano al minimo questa distanza tra linea gialla e linea verde. Ed è lì che l'implementazione di tecnologie efficaci può avere un ruolo rilevante per raggiungere gli obiettivi. Simile analisi ha fatto la Banca Centrale Europea, vediamo sulla destra, questo è un paper recentissimo e giunge a conclusioni assolutamente simili. C'è ancora un gap implementativo tra politiche ad oggi, ad, eh, eh, ad oggi dichiarate e impegni, pledges, in italiano potremmo tradurre anche con impegni elettorali, ma meglio che non lo traduciamo così, e invece il risultato finale che eh, dovrebbe portarci al, ehm, al net zero. Questo per dire ehm, che la tassonomia, ovvero i criteri di definizione, di classificazione di tecnologie che vanno verso gli obiettivi ambientali europei, ha proprio uno degli obiettivi: è proprio quello di ridurre, di ridurre questi gap per portarci il più possibile verso gli impegni al 2030 e il 2050. I punti di partenza sono estremamente, sono estremamente eterogenei. Vediamo ad esempio questa slide. Queste sono gli, le emissioni per capita, per capita di, blocchi, eh, di, eh, di blocchi di paese. Vediamo subito che ad esempio la media dei paesi eh, sviluppati, quindi paesi che sono con demografie... Molto stagnanti, ma ad un alto livello di, ehm, di, di qualità di vita sono, anco, sono ancora più elevati rispetto, rispetto a, eh, a, paesi, eh, a paesi emergenti. E eh, questa è una delle criticità chiave, perché attendere dovremmo far sì che tutte queste linee convergano in qualche modo ve, ehm, verso il basso. Quindi, la prima frizione è sicuramente una frizione ehm, demografica che caratterizza eh, le economie emergenti e l'Europa in particolare. Fotografia completamente diversa se prendiamo invece i eh, eh, paesi emergenti, qua ho messo, eh, ho, messo, eh, ho messo la Cina, qui effettivamente si può essere diciamo, più ottimisti in quanto eh, si parla adesso di Cina come un punto di... The Flection Point, la crescita della Cina andrà a, andrà a diminuire. Negli ultimi dieci anni ci sono stati investimenti incredibili in infrastrutture di trasporto e real estate estremamente carbon, ehm, carbon intensive e con un rallentamento, ehm, rallentamento dell'economia cinese, con una diminuzione di questo tipo di investimenti, diciamo, è possibile che attendere questa curva... Appunto, Ehm, si stabilizzi con una pendenza più negativa. Uguale, qui ho messo l'India, ma avremmo potuto mettere un, un paniere di, ehm, di, di, pa di, paesi, eh, di paesi emergenti dove l'avanzare tecnologico e i mix energetici eh, più favorevoli a livello ehm, ambientale. Possono tenere appunto una traiettoria, una traiettoria che non vada ad esplodere. Questo per dire come sia eterogenea il punto di partenza e come le policy a livello eh, di blocchi eh, di paesi devono adattarsi a punti di partenza molto molto diversi. Dove siamo in Europa? In Europa sappiamo: partiamo da, dal 2015, dagli accordi di, eh, di Parigi a livello di Nazioni Unite, e poi nel 2019 viene appunto parte european green deal e eh, la tassonomia è uno dei frutti di questo sforzo eh, europeo che si, è, che si sta finalizzando proprio nelle settimane scorse con il fit for 55 e eh, la tassonomia è un sistema è semplicemente un sistema di classificazione ma visto anche il titolo del nostro del nostro panel uno degli obiettivi de della tassonomia è anche quello di indirizzare incanalare flussi di capitale e in un'economia come quella europea dove il sistema bancario è così preponderante, si capisce come ci possano essere, ci siano forti effetti nel sistema bancario nell'adozione della tassonomia a livello europeo. E qui adesso ne analizziamo, ne analizziamo qualcuno. Prima di tutto abbiamo detto... Una, un, un concetto eh, fondamentale eh, che impatta fortemente le banche è proprio la differenza tra elegibilità e allineamento alla tassonomia. Il fine ultimo ovviamente è un perfetto allineamento, ma ehm, questo comporta vari step e vari livelli di difficoltà. Eh, è decisamente facile per una banca che finanzia un'attività definire se l'attività è genericamente elegibile o meno nei confronti della tassonomia. Tutt'altro, tutt'altro livello di difficoltà, invece, è analizzare un allineamento, in quanto l'allineamento presuppone primo, rispetto ai determinati criteri tecnici, abbastanza facile, o perlomeno fattibile. Il secondo, invece, è molto più complesso. Una, eh, il sistema finanziario finanza i, play, eh, i prenditori, eh, i prenditori di, fondo, ma, di fondi, ma ha una difficoltà nell'avere controllo di quella che è la catena del valore dell'attività eh, che finanzia e la tassonomia per il perfetto allineamento richiede anche eh, che qualsiasi, a, 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 a tutti i livelli della catena del valore vi sia un rispetto e non vi siano elementi che danneggino gli obiettivi eh, climatici europei. Quindi potete immaginare come una banca che finanzia real estate eh, possa incontrare difficoltà a avere certificazioni che quel dato building, quel dato appartamento è stato eh, diciamo, costruito secondo determinati criteri. Quindi è un, un controllo di secondo ordine o anche di terzo ordine che può produrre un, uh, grosse frizioni al flusso di, uh, di, uh, dei finanziamenti. Impatti sul mondo bancario. Il primo, appunto, abbiamo già accennato. Eh, le banche saranno tenute a ehm, fare disclosure di, eh, indici, di, di indici di esposizione ad attività allineate alla tassonomia. Questo GAR, Green Asset Ratio, ad esempio, sarà una fotografia, fotografia dell'esposizione delle banche a eh, attività eh, allineate alla tassonomia nei confronti di un denominatore che rispecchierà più o meno gli asset eh, del, 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 del gruppo bancario. Poi analizzeremo nel panel come questo possa eh, portare aspettative di GAR che al momento possono essere molto, diciamo, molt, eh, molto basse proprio per la difficoltà che, eh, che menzionavamo prima di una banca a avere asset perfettamente allineati, quindi che rispecchino technical criteria, do not significant arm e abbastanza scontato nel mondo in cui viviamo noi eh, sviluppato criteri minimi di salvaguardia del lavoro tutt'altro che scontato nei paesi, nei paesi emergenti. Altro aspetto rilevante è eh, EU Green Standards. Cos'è? È un label? È un label. e... Facciamo un passo indietro, al momento gli istituti bancari come sapete mettono gli ESG bond, green bond, sustainability bond, social bond, come li volete chiamare, sotto principi di mercato molto eh, su base ovviamente volontaria, anche lo standard europeo è, è volontaria, ma sulla base di best market practices. Mettono tutta la, la cosa più importante che hanno sul piatto che è la reputazione, ma il Green Bond Standard, oltre alla reputazione, che rimane una cosa più importante, inserisce un altro fattore di complessità che è un quadro normativo. Quindi da eh, standard volontari e best market practice, quindi best effort, questo tipo di criterio, nel momento in cui entra la, reg la regolamentazione si crea un overlay di difficoltà in più, in quanto... Appunto, aumentano a dismisura i, ehm, i requisiti e la governance attorno alle emissioni, alle emissioni eh, Green. E questo può essere, eh, ad esempio, sarà qualcosa che impatterà molto e, a mio, a mio personale parere, l'applicazione da parte del sistema bancario di gruppo Stanza potrà richiedere dei tempi che forse saranno un po' più lunghi di quanto al momento si riesca a pensare. Altro elemento è, mh, è la, gestione dei rischi, la gestione dei rischi. Fino adesso l'analisi di rischio da parte delle banche è stata prevalentemente creditizia. Eh, si sono, mh, eh, la, la nuova sfida è incorporare parallelamente all'analisi creditizia, l'analisi sui rischi climatici e, mh, ed ambientali. Quindi le banche dovranno dotarsi di governance e presidi appositi e quando interverrà il regolatore è già intervenuto ma siamo solo all'inizio di una fase che sarà molto intensa per le banche di adeguare le proprie strutture di rischio anche per questo eh, tipo di, di analisi dalle banche passiamo anche agli investitori in quanto al momento gli investitori possono essere molto raffinati nel nel differenziare tra emittenti in base al credito, del, eh, al credito degli emittenti. È più, è più difficile o sarà più difficile e gli investitori dovranno anche effettuare analisi per differenziarli non solo dal punto di vista creditizio ma dal punto di vista che questi nuovi rischi che le banche inseriscono nei propri bilanci possono avere sulle, perfo eh, sulle performance. Andando un po' più avanti invece eh, si può pensare anche a nel momento in cui l'istituto finanziario sottoscrive asset con determinati rischi dal punto di vista ambientale, come succede con l'RWA per il rischio di credito, potrebbero esserci ad esempio in futuro penalizzazioni anche dal punto di vista RWA, quindi le banche si troveranno a... Eh, a doversi dotare di eh, requisiti patrimoniali più solidi anche a fronte di maggiori rischi eh, sulla base dei rischi eh, climatici che mettono in portafoglio. In ultimo, in ultimo, vorrei citare, dato il contesto, un contesto inflattivo, un contesto quindi di alti tassi, di spread eh, di credito mediamente più elevati rispetto agli anni passati. In questo contesto, per le banche, ovviamente, il credito è più difficile. Ehm, aumentare i, i, propri, eh, i propri portafogli il credito, appunto. C'è meno moneta, c'è meno circolazione di moneta. La, eh, eh, erogare credito è più complesso e qui eh, la, eh, la transizione sicuramente è un fattore di difficoltà in più. Si parla tanto di eh, greenflation, ovvero ovviamente il costo d'ingresso sia per il, eh, il cliente al dettaglio che per la corporate, di queste nuove tecnologie, pensiamo al retail, auto elettriche piuttosto che eh, mm, ristrutturazioni ristru 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 per migliorare l'efficienza energetica, sono tutte... Sono, eh, sono tutte attività che hanno un alto costo d'ingresso e a questo bisogna unire il venir meno nel tempo in Italia, ma anche in tutta Europa, di schemi di incentivo pubblico che hanno molto inflazionato negli anni passati questo tipo di, ehm, eh, di, di, di interventi. La transizione ha un costo anche per le corporate, si parla appunto anche di eh, inflazione legata al climate change e eh, alla, eh, alla transizione e. In situazioni geopolitiche incerte, energia, la parte di fossil fuel che è ancora preponderante in certi settori, l'inflazione ha morso molto anche su questo tipo di input. E per finire, per finire la gestione di qualcosa di cui siamo ormai assillati dal post-Covid, ovvero la, la cosiddetta supply chain. La, eh, la catena del valore, ricorderete questa foto, non c'entra niente con la tassonomia, ma dà bene l'esempio eh, quando, durante qualche anno fa, una nave ha bloccato il canale di Suez. Eh, noi, abituati a ordinare su Amazon le nostre palline da tennis e ad averle dopo poche ore, stavamo impazzendo perché dovevamo aspettare giorni e giorni una pallina da tennis o qualsiasi altra cosa. E questo è verissimo per la transizione e, e per, soprattutto per le materie prime che saranno necessarie per la transizione, per mettere a terra quelle attività che la tassonomia elenca. Eh, sto, eh, ehm, sto pensando a tecnologie sulla, per le reti elettriche. Per le, per le pale eoliche, pannelli solari, tutte queste hanno una esigenza, una domanda di, di, di certi materiali, di certe materie prime enorme rispetto all'utilizzo che ne viene fatto fino adesso. E questo provo ehm, provocherà enormi sta provocando grosse frizioni e possono eh, portare un rallentamento a, a quell'esigenza di, ehm, di transizione, di velocità, efficacia e ambizione della transizione che abbiamo visto nelle, nelle prime slide. Direi che a livello bancario diciamo, ho cercato di riassumere questi spunti ce ne sarebbero tanti altri, ma ci fermiamo qua e darei la parola ai panelist. Inizierei da eh, Emiliano Micalizio. E parlavamo di supply chain Emiliano e, di questa, della, e, e, e della sfida nella gestione della supply chain ma prima ancora anche di strategie di, deca di decarbonizzazione come parte del tuo lavoro è applicare tecnologie science based metodologie, no scusami tecnologie, metodologie science based per aiutare i clienti nella definizione di queste, di queste strategie magari se ci puoi fare un caso pratico, che strumenti utilizzate, come effettivamente a livello di singolo player eh, studiate la transizione eh, in modo tecnico. Sì, grazie. Eh, io lavoro per Rambol, Rambol è una società di ingegneria e consulenza nel settore della sostenibilità, noi assistiamo... Imprese nel settore manifatturiero e industriale, ma anche eh, player nel, nel settore finanziario su tematiche di sostenibilità, ISG, circolarità, biodiversity, ehm, decarbonizzazione. Quindi, diciamo, portiamo a questo tavolo oggi un po' una prospettiva eh, di chi eh, diciamo, vede sia le società investite, eh, ma anche poi le necessità eh, dell'investitore. Il tema uh, della definizione di target science based eh, ci diciamo, è caro perché come Rumble cerchiamo di portare avanti il concetto di un SG science based, che non è banale. Nell'ambito della decarbonizzazione, ne parlavamo al, panel, uh, al primo panel di ieri pomeriggio: no? c'è stata gra la grande illusione del dell'offsetting, no? nel senso che molti settori. Ehm, ad alte emissioni di CO2 hanno perso tanti anni con l'offsetting quindi quando noi andavamo a proporre eh, a clienti industriali eh, piani di decarbonizzazione solidi io richiamo eh, in realtà spesso il pushback era motivato dalla necessità di comunicare su questo argomento con, strate con diciamo, strategie di offsetting che chiaramente eh, determinavano un più facile accesso anche a, a, agli strumenti di comunicazione ora mh, quali eh, strumenti noi utilizziamo per una, una, un target science-based, specialmente con una decarbonizzazione. Innanzitutto devo dire che adesso il tema del greenwashing sta, quindi la paura del greenwashing sta spingendo di più entrambi i settori finanziari e corporate a, a prendere più seriamente questo aspetto. Eh, no? L'autorità la, 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 bancaria europea nel suo report annuale no? ha, ha evidenziato che quest'anno nel 2022, anzi, i casi di greenwashing sono più di 200, nel 2018 erano 40, 23% nel settore finanziario. È interessante però capire che l'80% degli amministratori delegati ancora considera la materialità del tema greenwashing come medio-bassa. Quindi c'è ancora difficoltà a implementare target science based. Come facciamo? Innanzitutto... È necessario scegliere uno standard, un'iniziativa. C'è ancora molta confusione tra cosa utilizzare. Oggi, il gold standard per noi è il Science Based Target Initiative. Um, spesso c'è confusione con schemi di disclosure, CDP o altri temi standard. Il punto di partenza per noi per una strategia di carbonizzazione è la baseline, lo dicevo anche ieri in un intervento, la baseline, determinare una baseline è, ehm, non è facile, sembra una banalità, la baseline scopo 1 o scopo 2 sembra facile ma non è facile, o meglio vanno applicati degli standard anche lì, il GHG protocol, eh, lo standard ISO 14064, vanno fatte delle valutazioni eh, sul perimetro, sul perimetro nel quale il scopo 1 e scopo 2 è, è, è analizzato. Quindi il primo aspetto fondamentale è la baseline solida. La baseline solida sul perimetro corretto, con un sistema di accounting ripetibile. Potrei parlare della validazione del dato, della consistenza del dato, ma magari ne parlo dopo quando parlo di supply chain, perché è un tema valido anche lì. E l'altro aspetto importante è l'aspetto settoriale. Quando un cliente ci chiede di sviluppare un piano di decarbonizzazione noi guardiamo il settore. Non possiamo presentarci per la nostra filosofia di consulenza con qualcuno che non conosce il settore. L'acciaio è diverso dalla carta, è diverso dal vetro. Il settore finanziario ha le linee guida che sono state emesse dall'SBTI. Chiaramente deve utilizzare, poi ci sono le linee guida settoriali eh, di SBTI per i vari settori, che oggi ci sono per eh, l'energia, l'industria manifatturiera, TLC, trasporti, eh, ma non per altri settori, quindi, che però sono, hanno la materialità in questo caso. Quindi, un tema fondamentale dopo la baseline, laddove non ci sono delle linee guida settoriali per un, per un target science based, è verificare. Eh, fare un'analisi dei peers, fare un'analisi della tecnologia, ci sono strumenti eh, normativi europei che sono, ad esempio, le, le based available techniques che possono essere considerate, che danno delle missioni specifiche, ci sono vari strumenti tecnici. Chiaramente, serve una conoscenza settoriale eh, definire, quindi, eh, quindi, per sintetizzare, mh, io direi che l'aspetto principale. È baseline, perimetro e approccio settoriale. E mi fermo qui. Grazie. Nel, passiamo a Fabio, Fabio Guerrieri. Nel, Nell'introduzione abbiamo parlato del GAR, green asset ratio per il sistema bancario, che potrebbe dare una prima fotografia di quella che è l'esposizione del sistema ad asset, diciamo, allineati alla tassonomia. Se puoi darci un'idea di come è posizionato il sistema, ehm, di, come, di cosa ci possiamo aspettare con la pubblicazione di, questi, di, eh, di questo indice, e poi, eh, come dicevo, l'allineamento offre parecchie sfide. Una di queste, a mio parere, è il due no significantano e quindi il controllo sulla value chain. Se puoi, in base alla tua esperienza, parlando con varie financial institutions, se puoi darci il tuo parere. Assolutamente sì, mi sentite sì. Eh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, eh, un piacere e un onore essere qui, ehm, qui con voi. Io, um, mi hanno detto uh, vai a parlare, vai a presentare un po' eh, il tuo punto di vista a un panel no, di investitori istituzionali, asset manager come eh, rappresentate no, il vostro ruolo un po', un po' oggi, io ho deciso in, in qualche modo invece di parlare di credito, no? un po' perché sono un campione nel, eh, nel uscire dalla traccia, no? fin dalle scuole sono sempre uscito un po' dalla traccia, un po' perché a mio avviso era eh, un punto di partenza fondamentale per rispondere a quello che è il titolo no, di questa conferenza, un po' la connessione che la tassonomia rappresenta tra... Uh, il mondo finanziario e uh, la, cosiddetta, la cosiddetta economia reale. Uh, faccio un passo indietro e um, poi arrivo al tema del do not significant harm. Uh, a nostro avviso, uh, o più che a nostro avviso, quello che noi vediamo uh, nelle attività di tutti i giorni a supporto uh, delle banche, no? nella definizione, nel calcolo del Green Asset Ratio è sostanzialmente un processo che avrà due grandi fasi, no? due grandi wave. Oggi la maggior parte degli istituti, degli istituti di credito, degli istituti finanziari sono impegnati in quello che è la messa a terra, l'implementazione, la definizione eh, del processo di elaborazione del dato, no? di elaborazione di questo ratio che è appunto il Green Asset Ratio e quindi in quel processo che richiede l'ottenimento di dati puntuali, l'elaborazione eh, di dati. Eh, sostanzialmente l'unico e principale obiettivo eh, attuale degli istituti di credito è quello di essere in grado di elaborare un dato eh, qualitativamente eh, accettabile, eh, completo, corretto, che possa poi essere rendicontato. Nelle reportistiche che vedremo no, nei prossimi mesi, a partire dal, uh, diciamo, dalle dichiarazioni non finanziarie e altre reportistiche che prevedono il GAR, uh, uh, diciamo, relativa all'esercizio 23, quindi nei primi mesi del 2024. Ecco, questo però è solo il primo step, no? rappresenta la fotografia che gli istituti di credito vogliono, vogliono fare ehm, e ehm, in realtà a partire no, dalle prime fotografie che vedremo, ma alcune banche lo hanno, lo hanno già fatto perché hanno in qualche modo messo a terra degli, degli esercizi pilota, no, delle sorti di allenamenti alla, alla rendicontazione del e ratio tramite l'elaborazione di, uh, di, di questo indicatore, di questo ratio, sulla base dei, dei dati no, al, a, al 30 giugno al 30, o al 30 settembre. E di fatto si sono accorti, no, un po' come, uh, come, ci diceva, uh, come ci diceva Antonio in apertura, che... Uh, questi, questi dati possono anche essere solidi, possono, possono anche essere rendicontati con tutte le uh, attenzioni del caso, ma sono performance sostanzialmente molto basse. Certo questo dipende dalla uh, tipologia di asset che le diverse banche hanno all'interno del portafoglio, la numerosità di controparti corporate di determinate dimensioni che quindi già rendicontano la dichiarazione finanziaria, già rientrano nel, periodo, nel perimetro NFRD, ma sostanzialmente ci aspettiamo e comunque iniziamo a vedere delle performance particolarmente basse. In alcuni casi veramente parliamo di pochi punti percentuali in termini di allineamento sul totale, eh, sul totale degli asset. La seconda wave, vengo un po' dunque a nostro avviso è rappresentata da quel tentativo di migliorare la fotografia. In qualche modo si concretizza, o in altre parole si concretizzerà il vero e proprio obiettivo del regolatore europeo, che non è tanto quello di dare fastidio alle istituzioni finanziarie chiedendo un effort eh, aggiuntivo nel calcolo di un ennesimo indicatore, ma è quello di scatenare la gara, no? quello di ehm, obbligare alla trasparenza, alla disclosure, per poi avviare il processo di miglioramento delle performance. Ecco, chi, è già in, chi ha già iniziato, no? magari le banche più importanti, più eh, leader nel settore ESG, nel settore della sostenibilità e chi invece inizierà magari a seguito della prima pubblicazione del Green Asset Ratio sostanzialmente si stanno interrogando su quelle che sono le attività che devono mettere a terra per migliorare questa, questa fotografia e quindi migliorare questa performance. Ecco, noi con diverse, con diverse banche stiamo, stiamo ragionando a degli strumenti, o meglio a dei veri e propri prodotti creditizi che vadano in questa direzione. Quindi che siano prodotti creditizi taxonomy aligned e che quindi effettivamente già a partire dall'origination dall di questo finanziamento possano essere etichettati, no? pitturati di verde, non in senso ovviamente eh, di greenwashing, ma effettivamente in senso di allineamento alla tassonomia. Ecco su questo. Ovviamente questo tipo di prodotti è, eh, è valido sia per il mondo corporate che per il mondo retail, con ovviamente le eh, dovute differenze, le dovute peculiarità, però in questo la superamento, no? il superamento dell'analisi del do not significant arm, e vengo alla risposta dopo questa, eh, questa lunga premessa, rappresenta però eh, uno degli scogli principali. No? Se il criterio di contributo sostanziale, sebbene non sia per niente scontato, è in qualche modo più immediato no? quando noi andiamo a erogare questo finanziamento che sostanzialmente è un finanziamento finalizzato, un finanziamento destinato a una specifica progettualità sia per le corporate che per il mondo retail nel caso dei, dei mutui, delle ristrutturazioni o degli acquisti di veicoli a motore, Um, le informazioni circa il contributo sostanziale, quindi dalla tipologia di uh, fonte per un impianto di produzione dell'energia alla classe energetica o alla performance ambientale dell'immobile, sono informazioni che in qualche modo la banca deve imparare a gestionalizzare, ma che la controparte cliente tendenzialmente è in grado di offrire. Ecco, il do not significant time invece rappresenta una sfida davvero molto, uh, molto complessa che uh, generalmente richiede informazioni che il cliente non ha o, comunque, non ha completamente a disposizione. Stiamo quindi cercando di sviluppare alcuni strumenti che operino non ex post, come avviene adesso: no? noi facciamo una fotografia del portafoglio andando ex post, e vedendo quasi casualmente quanto del mio portafoglio effettivamente sia green. Stiamo cercando con i nostri clienti di strutturare dei sistemi, delle piattaforme, anche in collaborazione con alcune, con alcune realtà, con alcune start-up che si occupano di questo, di eh, questi strumenti che permettano di verificare l'allineamento alla tassonomia in sede di origination, quindi direttamente a partire dalla rete commerciale, no? dalla filiale della banca, che eroga ad esempio il mutuo, eh, il mutuo che prima era un mutuo green, perché magari la Casa Energetica A, e che in qualche modo stiamo cercando eh, di trasformare in mutuo Taxonomy Aligned anche attraverso il superamento di una significant arm. Ecco, chiudo con, con il racconto no? di questo tipo di eh, prodotti che stiamo, che stiamo sviluppando e che secondo noi rappresenteranno davvero uno dei principali trend a partire dal, eh, dal 2024. Uh, nel caso del mutuo, no? facciamo un esempio che probabilmente tutti noi conosciamo, no? il cliente retail, l'uomo comune, passatemi questa espressione mai troppo, mai troppo felice, che si reca uh, in una filiale uh, bancaria per attivare un mutuo che casualmente o meno casualmente è classe energetica e quindi sostanzialmente uh, supera il, scusate, il contributo sostanziale. Quello che bisogna però verificare in quel caso è il superamento di uno significant arm che è rappresentato dalla richiesta di effettuare un'analisi di vulnerabilità, di esposizione a quelli che sono i climate pairs definiti dall'annexa eh, della tassonomia, quindi di fatto l'esposizione ai pericoli climatici e, nel caso effettivamente l'immobile sia esposto a questo tipo di pericoli, garantire le opportune misure di mitigazione di questo rischio che sostanzialmente diventano eh, misure di adattamento. Ecco, quello che noi stiamo cercando di costruire e quello che vediamo essere un po' il futuro di questa tematica è l'attivazione la di questa analisi di esposizione al Climate Paris in sede di origination, quindi quasi in modalità eh, temporale, quasi in modalità live all'interno della filiale tramite l'analisi ovviamente a partire da, da, dalla geolocalizzazione dell'immobile, di quella che è l'esposizione a questi climate parish, quindi tramite l'incrocio della geolocalizzazione dell'immobile con le mappe di rischio climatico, rischio idrogeologico, eccetera, l'individuazione eh, dell'eventuale esposizione ai rischi e l'offerta al cliente di implementare misure di mitigazione di questo rischio, quindi misure di adattamento al cambiamento climatico, che possono essere sostanzialmente o misure Uh, fisiche, quindi misure di costruzione e implementazione di uh, soluzioni di adattamento. Il, uh, la tettoia per la reandine, l'infisso anti-allagamento, il, um, il muretto o l'argine contro l'alluvione, eccetera, eccetera o di misure di adattamento assicurative tramite la sottoscrizione di polizze danni a copertura di quei determinati eh, cremat peris emersi come significativi dall'analisi precedente. Ecco, questo a nostro avviso rappresenta inoltre un'opportunità di business per le banche, perché le banche che opportunità hanno? Hanno innanzitutto l'opportunità di attivare un ulteriore finanziamento a supporto, a implementazione della misura fisica, oppure di attivare un canale. Adesso non me ne vorranno le banche, ma mai troppo, mai troppo attivo che è il canale della Banca Assurance. Sappiamo in Italia non siamo troppo avvezzi a eh, attivare polizze assicurative laddove queste non siano obbligatorie. Ma attivare polizze assicurative a copertura di quei, quei Climate paris. Quindi la banca si, dovre, si potrebbe ritrovare il finanziamento taxonomy aligned che quindi migliora proprio il nasse ma contemporaneamente anche l'opportunità di attivare ulteriori canali di business tramite ulteriori finanziamenti o, o e, perché in realtà si possono anche fare entrambe le cose contemporaneamente, l'offerta di polizia assicurativa a copertura. Rimane l'ultimo grande scoglio, no? Qual è l'ultimo grande scoglio? Convincere il cliente. Il cliente è venuto a chiedere un mutuo, quindi ha già un effort non banale da eh, sopportare probabilmente per i prossimi 20 o 30 anni e noi stiamo chiedendo un nuovo finanziamento o una nuova spesa per il premio della, eh, della polizza assicurativa. Ecco, queste soluzioni mirano però a convincere il cliente tramite una rappresentazione di quella che è effettivamente l'esposizione al rischio e quindi quelle che sono potenzialmente le eh, conseguenze dell'avvenimento del, del singolo evento estremo a cui si è particolarmente esposti tramite delle misure economiche quantitative in termini di... Perdita del valore, ad esempio perdita del valore dell'immobile, in caso di avvenimento del determinato evento climatico. Ecco, crediamo che i tempi siano abbastanza maturi, purtroppo lo sono anche per la cronaca di tutti i giorni. Negli ultimi settimane abbiamo parlato di quello che è avvenuto in Toscana, pochi mesi fa di quello che è avvenuto in Emilia-Romagna. Eh, a nostro avviso, in determinati territori la possibilità di coprire. La, il rischio e quindi coprire la perdita del valore dell'immobile al cliente potrebbe comunque essere un driver eh, di mercato eh, particolarmente interessante. In alcuni casi, e con questo chiudo, le banche aggiungono anche eh, un... Diciamo, un, un vantaggio in termini di condizioni del finanziamento tramite qualche magari ancora simbolici, ma qualche scontistica in termini di basis point su uh, rata del mutuo o in termini di abbiamo visto la creazione di rate green offerte dalla, uh, dalla banca, in quanto il, il finanziamento è green o taxonomy aligned. Ecco, questo chiudo solo per rappresentare quello che a nostro avviso è un po' il trend, il trend uh, del mondo creditizio su queste, su queste tematiche. Posso fare una domanda? Perché secondo me non è giusto. Cioè, nel senso che secondo me è la banca che si deve assicurare contro queste situazioni, perché poi l'ICB in realtà mi dà degli sconti sui miei modelli e mi richiede meno assorbimento di capitale. Cioè farlo su retail diventa troppo granulare da, 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 da controllare. No? Cioè non, non riesco ad avere uno sconto sul mio requisito di capitale se poi devo andare a controllare tutti i clienti retail che sono andati a prendersi una polizza assicurativa. Primo. Secondo, le polizze, eh, io vengo da Swiss Re, no? 15 anni fa erano in Swiss Re, vendevamo le polizze terremoto, scusate, cerchevamo di vendere le polizze terremoto alle banche italiane, non le comprava nessuno a parte chi faceva private equity e MPL. Adesso è cambiato tutto. Le polizze alluvione ci sono sempre state, no? cioè Noi davamo il, le, i natural catastrophe risks venivano utilizzati. Però è difficile per un, la, come diceva il mio capo in Unicredit, la, la casalinga di Voghera, capire co, Cos'è il costo-beneficio relativo a una polizza danni. Oh, grazie per la domanda, assolutamente interessante in realtà poi è proprio il secondo tema di cui eh, volevamo parlare ed è anche l'utilizzo della metrica tassonomica no? del Green Asset Ratio anche come misura di risk management, non solo misura di impatto no? in qualche modo torniamo al concetto di double materiality, se il Green Asset Ratio è la misura di impatto, il Green Asset Ratio indirettamente diventa anche misura di rischio come la stessa EBA la stessa BCE rappresenta attraverso l'inserimento di quella metrica nella rendicontazione, nella rendicontazione di Pillar 3 ecco il tema è però che Uh, per mitigare determinati um, scusatemi, per mitigare determinate um, esposizioni ai rischi di portafoglio diventa necessario uh, nettizzare il rischio lordo uh, iniziale no? quindi uh, parliamo di magari banche uh, commerciali e banche territoriali che hanno il loro business in territori particolarmente esposti a, uh, a determinati eventi estremi ecco con, con l'arrivo no, delle delle aspettative di vigilanza sui uh, rischi climatico-ambientali, prima BCE e poi attraino anche banchit, eh, le banche sostanzialmente in, hanno incominciato, chi più e chi meno, a integrare questi fattori nelle proprie attività di risk management fino a individuare delle metriche, quindi delle soglie di esposizione a determinati rischi che sostanzialmente eh, poi eh, rallentano, frenano la possibilità della banca di eh, effettuare business in determinati territori. Ecco, a nostro avviso è vero che anche la banca in qualche modo può coprire i propri rischi tramite misure di eh, assicurazione, però in questo momento la tipologia, la modalità di eh, diminuzione di quell'esposizione ai rischi climatici non può che passare per la clientela retail e quindi per il singolo immobile. Aggiungo che, eh, quello un po' a cui facevi riferimento anche, anche tu, Um, ci sono determinate zone che oggi sono diventate quasi non più assicurabili, no? oggi sottoscrivere una polizza alluvione in determinate zone della, delle Mia Romagna è quasi impossibile, o l'assicurazione non copre il rischio o lo copre a prezzi sostanzialmente inaccessibili. Ecco, la soluzione ipotizzata prevede proprio l'ipotesi uh, di implementare soluzioni fisiche che non eliminano il rischio. Di esposizione al climate Paris, ma lo diminuiscano in modo che l'esposizione è minore e l'attivazione della polizza assicurativa risulti più fattibile. Quindi sostanzialmente risulti più assicurabile in un determinato territorio. Grazie. grazie. Non era preparato questo, eh? questa mi ha fatto un. <ride> Cambiamo eh, argomento, e in Italia questo è fondamentale, piccole e medie imprese, anzi piccole e micro imprese, visto il nostro tessuto imprenditoriale. La transizione ha un costo, abbiamo visto, un costo rilevante, eh, probabilmente per questi player il costo è relativamente molto alto. Come si stanno equipaggiando secondo te Piero e come le piccole, piccolissime imprese in Europa e in Italia affrontano questi temi di transizione? Sì, noi lavoriamo come consulenti sulla parte diciamo, dei fondi private equity o private debt che investono in queste società per cui normalmente sono degli articoli 8 per chi conosce l'SFDR e devo dire che negli ultimi tre anni a questa parte hanno eh, implementato un po' tutto ciò che è richiesto per diciamo, arrivare a un rating ESG, no? per cui noi partiamo da quello. I nostri clienti iniziano il tragitto con una gap sulle eh, società di rating tipo Sustainable Litics, MSI, ne ho viste anche un po' qui fuori. Eh, noi gli prepariamo tutto il eh, tragitto, il percorso per arrivare ad ottenere un rating normalmente il più basso possibile o il più alto possibile, dipende da, da cosa sia la metrica. E eh, partiamo ovviamente dalla governance, andiamo a studiare poi a livello di benchmarking cosa fa la concorrenza e come si riesce ad arrivare a risultati importanti. E il, diciamo, il grosso tema poi sono: uno, i dati, perché si possono avere dei sistemi fantastici, ma se il dato non funziona o ci arriva un dato dove eh, se la domanda è uomo donna eh, arriva a 7000 come risposta, non ha molto senso. Per cui cerchiamo di lavorare su eh, situazioni di riperimento dati il più possibile on demand. Come si suol dire, eh, per cui sulla base di uh, public data o big data, questo è per le PMI molto piccole. Uh, e più cresce la PMI, più soldi si hanno, magari si inizia con avere un responsabile della sostenibilità e degli ESG, e magari eh, se la società è ancora un po' più grande, dei, degli ESG Ambassador o Champion, come, chiamateli come volete, che stanno all'interno delle varie divisioni però di solito è un problema di budget. Vediamo che da un punto di vista di finanza questo attrae molto l'imprenditore perché se più è virtuoso in termini di sostenibilità meno gli costano i finanziamenti, meno gli costano le obbligazioni, perché un prestito obbligazionario, poi non è tema mio, però di solito 5-10 BIP si riescono a risparmiare, ma più che altro possono rientrare nel, eh, specialmente se ancora un po' più grandi, nel, nell'ambito degli investitori. Un investitore ormai articolo 8, articolo 9 compra se chiaramente si ha una market cap alta, una liquidità o una free float adjusted market cap alta, ma specialmente se ci sono 10 rating. Prendete gli ultimi 12, 18 mesi dati Morningstar, eh, andrete a vedere che il risparmio di sito europeo batte più o meno al diciamo quasi tutti i quarti sono stati positivi come inflow per, gli, per i fondi sostenibili, articolo 8 e 9, gli outflow venivano sugli articoli 6 e di quegli articoli 8 e 9 di inflow quasi l'80% in media, 70-80% erano passivi. Per cui più si ha i rating, ESG, più si è, si è virtuosi, più si riescono a trarre queste, queste finanze che costano meno. Grazie Piero. Abbiamo tempo ancora per un giro di domande, eh, due o tre minuti a testa, inizierei con Emiliano invece a parlare in modo un po' più tecnico e non di palline da tennis di supply chain, ovvero l'integrazione dei fattori ESG nella supply chain, queste frizioni che ci saranno, ci sono tuttora, come affrontate questi temi nel concreto con i clienti? Grazie per la domanda. Solo un commento sulla presentazione di Fabio. Sono affascinato da come la tassonomia possa diciamo, influenzare un prodotto creditizio retail, no? Eh, e apre il tema, lo cito soltanto, dei modelli climatici, poi, perché i modelli climatici a scala regionale o nazionale hanno un livello di errore ancora alto, no? E poi il costo della valutazione che c'è dietro chiaramente. Ehm, spesso è variabile quindi questo è, questo è un tema interessante è proprio uno degli ostacoli certo. diceva anche Piero siamo nella a me piace chiamarla nella seconda era della sustainable Finance che è sicuramente un'era data driven senza i dati senza gli certo. scenari non è, quindi, no, no, è interessante perché il modello posso, modellistico... posso rubarvi un minuto vi, vi metto insieme noi avevamo un cliente che si chiamava Tyrak non so se lo ricordate vendeva Pashmine e cravatte nei, nei duty free non so se ve lo ricordate, loro avevano un problema e dicevano: Sono venuti da noi dicendo, ma se si alza la temperatura, come possiamo proteggere il, il nostro PNL? Noi, ai tempi, erano vent'anni fa, eh, gli abbiamo strutturato una polizza d'anni, però un corporate non retail. Che sopra una soglia di temperatura a livello eh, regionale gli pagavamo poi dei soldi. Per cui batte non con la supply, ma con la value chain sì. in ogni caso batte poi con, con le banche perché il rischio diventa minore per una, barca, eh, per una banca che li va a finanziare interessante diciamo che mh, mh, per questo tipo per esempio di settore merceologico o settore industriale il tema della, del rischio nella catena di fornitura è anche molto importante al di là della, della, del prodotto stesso eh, eh, Necessita comunque di, una, di valutazioni eh, interessanti. Eh, su, sulla, sulla, mh, sul prodotto stesso, noi diciamo, meno ci capita questa domanda eh, del cliente: se il prodotto attendere col cambiamento climatico è effettivamente un prodotto di successo o meno. No? Eh, quello che ci capita più spesso è eh, di valutare diciamo, il profilo ambientale del prodotto per cercare come, di capire come migliorarlo nel tempo, ma sull'effettiva attrattività del prodotto no? nel tempo effettivamente è un tema, un tema molto... è a rischio di transizione chiaramente, su cui i modelli ancora sono insomma, abbastanza approssimativi. Rispondo alla domanda sulla, sulla supply chain perché c'è poco tempo. Ehm, diciamo, il, il, il problema che hanno eh, i, i nostri clienti corporate con la supply chain è lo stesso problema che hanno... diciamo gli investitori con le corporate con le, con le portfolio companies, l'engagement e la qualità del dato. È, se volete, una trasposizione del problema. E, la normativa ci verrà incontro chiaramente, là, se ne parlava ieri pomeriggio sul ruolo, no? c'è stato un panel interessante sul ruolo delle normative, no? la CSRD, la CS3D, come aiuteranno la qualità del dato. Quindi, senz'altro, la normativa verrà incontro cercando di fornire una disclosure più importante, perché il problema principale della valutazione dei fornitori durante la catena di fornitura è che spesso la valutazione è, si ferma alla disponibilità del dato, cioè la valutazione è migliore se ci sono più dati. Perché? Perché andare in campo e fare una verifica, fare un audit sui fornitori costa. costa bisogna mandare qualcuno a fare un viaggiare, andare a verificare il sito e quindi spesso la valutazione è ancora una volta sul dato. Che nostri, in pratica quello che noi suggeriamo è senz'altro l'utilizzo di piattaforme per la raccolta del dato che serve per mappare la supply chain, perché molto spesso la supply chain non è mappata, quindi piattaforme ce ne sono varie, ok? Piattaforme più, che fanno danno un indice sintetico come Covadis o altre piattaforme eh, che riguardano più, alcuni aspetti più, più specifici, sulla parte, eh, diciamo, per esempio, dell'Etix come SEDEC. Dopodiché bisogna verificare quali sono le categorie merceologiche di maggior impatto, di maggior rilevanza e poi definire quali sono gli aspetti SG materiali, perché chiaramente la verifica di una, della supply deve seguire la materialità. Uh, che c'è per il singolo cliente. Eh, dopo c'è l'analisi desk, l'analisi desk dei dati, la raccolta dei dati, l'analisi desk, il risk assessment del fornitore, la scelta del fornitore chiave da verificare e quindi la verifica in campo. Questa è una strategia tipica che noi proponiamo sulla, sulla gestione della fornitura. Perché? Perché? le catene di fornitura sono, sono pensate in un'ottica sono, sono state costruite su due aspetti: la business continuity e il costo. Immaginate allora, se io produco prodotti di costruzione o eh, acquisto cemento, acciaio e poco altro lo posso gestire. Se io faccio componentistica avanzata o apparecchi medicali o componentistica o, o faccio assemblaggio. Di componenti, di migliaia di pezzi, eh, la catena di fornitura dal punto di vista ISG è, è difficilissimo da gestire. E quindi eh, la preparazione diciamo, della strategia eh, diciamo, di materialità dei singoli fornitori è fondamentale. Vanno fatte delle scelte e a nostro avviso la ricetta è comunque quella di, di avere un solido sistema di mappatura e di risk analysis, ma quindi analisi del dato, raccolta del dato, ma anche di. Verifica dei fornitori a campione, perché poi questo è un atto, vi lo chiamo politico, di forte engagement lungo la catena di fare un audit ma andare a fare una verifica cost. I temi materiali principali: il PRI dice che l'80% degli impatti ambientali del manufatturiero sono la catena di fornitura, quindi i temi materiali e il climate change è ancora il più rilevante. L'aspetto che sta salendo molto è l'aspetto sociale, human rights. L'aspetto labor, l'aspetto salute e sicurezza, questi aspetti hanno una rilevanza sempre maggiore. È curioso che questa practice, che è molto ben diciamo, sviluppata, e chiudo perché nei settori per esempio degli istituti bancari internazionali, World Bank, BRD, in cui c'è un'attenzione molto sviluppata agli aspetti sociali eh, oggi no, il mondo eh, lo sta portando in maniera prepotente anche sulle catene eh, di fornitura più complicate che sono quelle del settore manifatturiero quindi questo è un tema molto importante che chiede professionalità nuove e approcci nuovi Grazie torniamo infine alle banche e... allora eh, Fabio direi che l'input dell'ICB sull'ingaggio l'ingaggio attivo che il ruolo di banca deve avere nei confronti dei propri clienti è chiaro la banca è tenuta quindi a fornirsi delle competenze per poter dare anche questo, mh, eh, questa consulenza. L'input è chiaro come, ve, come vedi la risposta delle banche a questo trend a regolamentare cioè come, a questo input a regolamentare che trend vedi? Ma innanzitutto Sarò velocissimo perché da buoni consulenti siamo stati super indisciplinati interrogandoci tra di noi e cercherò di essere molto sintetico, in parte lo abbiamo già trattato con la domanda di, di, pochi, di pochi minuti fa. Torniamo al titolo no, della, della conferenza, ancora una volta, la tassonomia e l'economia reale. Abbiamo visto la tassonomia come diventa uno strumento strategico tramite l'erogazione eh, di prodotti ad hoc dedicati, taxonomy aligned, e che possa aiutare la banca a migliorare il green asset ratio e quindi ad attivare tutti quei processi eh, per cui le banche sono interessate a migliorare il, il loro green asset ratio. Ma la tassonomia è anche, come abbiamo anticipato prima, eh, misura di rischio. Eh, il pillar 3. Prevede la uh, rendicontazione sia del Green Asset Ratio che del, del cugino a oggi meno famoso, no, del Bita, il Banking Book Taxonomy Alignment Ratio, uh, all'interno dei, uh, dei, dei nuovi template. Ma non solo il uh, perseguimento dell'obiettivo uh, taxonomy e quindi uh, il superamento l'analisi e il superamento del criterio del do not significant harm, quindi quell'esposizione ai rischi e ai pericoli climatici di cui vi parlavo nell'intervento eh, nell precedente, diventano metrica per migliorare le proprie esposizioni ai due grandi, ai due grandi rischi climatici che eh, le autorità di vigilanza stanno, stanno effettivamente stressando eh, come, eh, come particolarmente, particolarmente importanti. No? Il fatto di Andare a individuare, come dicevamo prima, nel mondo retail una serie di immobili che o sono meno esposti o che trasformiamo rendendoli meno esposti a dei Climate Parish, eh, va incontro a quelle che sono le direttive e aspettative delle autorità di vigilanza di porre delle soglie e rispettare quelle soglie in termini di esposizioni. Lo stesso discorso vale per il mondo corporate, sia per quanto riguarda il rischio fisico, ma anche per quanto riguarda il rischio di transizione. Ecco, il, il messaggio, no, la morale un po' di quello che voglio dirvi eh, sul, tema, eh, sul, tema, sul tema delle aspettative di vigilanza, del, eh, dell'approccio, eh, del risk approach, è quello che, sebbene sembrano, sembrano normative in qualche modo lontane, sembrano approcci differenti, la tassonomia diventa un po', po l'ombelico del mondo, no? diventa il driver con cui si attiva la la proposition strategica ma con cui si mitiga anche il rischio quindi all'interno di una banca avere una con diciamo sinergia di intenti tra il mondo commerciale e il mondo strategico, che sono invece eh, interessati a sviluppare prodotti, a allargare il proprio bacino di eh, controparti, clienti letele, eccetera, eh, finanziabili, non va in controindicazione a quelli che sono i limiti risk. Anzi, in questo caso diventa la metrica univoca che aiuta le attività di entrambi. Quindi diventa davvero un po' il punto di partenza su cui basare l'interazione diciamo ambientale, perché ad oggi parliamo di tassonomia esclusivamente ambientale, ma l'interazione ambientale all'interno dei processi e quindi del rischio bancario, ma anche del business bancario con i prodotti e la proposizione strategica. Piero, chiudiamo con te e poi vediamo se abbiamo qualche domanda l'hai già accennato un po' prima, eh, la prospettiva dell'investitore istituzionale eh, a livello proprio pratico eh, nei confronti di questi temi, è cambiata questa prospettiva? C'è un valore aggiunto che viene percepito dall'investitore istituzionale? Io direi di sì e magari vi racconto la solita storiella. Eh, noi avevamo un cliente quotato, 2 billion di market cap nel luglio, nel luglio 2019 ci chiama e ci dice ho un investitore che con l'1,5% non è d'accordo eh, dal lato compliance con i nostri ESG ratings, ovvero erano troppo bassi, per cui se non li avrebbero alzati avrebbero diminuito um, il la partecipazione. Questo asset manager valeva circa 200 billion, non aveva, um, aveva un'unità un ESG uh, per cui si basava solo sui rating. Ora gli investitori, questo asset manager da 200 billion, Francese tra l'altro ha messo su la, la propria eh, ESG unit, per cui si fanno loro le analisi interne e fanno quindi eh, non si basano, non basano parte della loro decisione di investimento sui rating, ma magari vanno a prendere qualche bits and pieces, come si dice in inglese, dei de, de, de rating di terzi. Per cui sì, hanno investito molto in ESG, poi io spaccherei tra europei e americani, o diciamo europei e il resto del mondo. E poi il nostro lavoro è di andare a parlare o con il portfolio manager o con le unità di ESG e sostanzialmente quello che vediamo è che i grossi si basano sulle loro analisi interne e normalmente nel loro processo decisionale la G conta più o meno il 50% perché è il fattore di rischio incontrollato, nel senso che non riesco a controllare i vari scandali Wirecard e via. Il Le è il più controllato perché ci sono regole, regolamentazioni, ci sono eh, prodotti assicurativi che possono mitigare il rischio e sulla S si va a investire sempre di più perché abbiamo parlato un po' di punti sulla S, ma pensate al, al caldo di quest'estate o dell'estate prima, non tutte le società quotate hanno persone che lavorano in uffici con aria condizionata, ma magari hanno manufacturing sites dove eh, il lavoratore è sottoposto a molto stress e fatica per l'evento caldo. Ciò detto, gli investitori europei invece nel loro processo decisionale hanno a volte la tassonomia, cioè, posso fare degli esempi francesi dove hanno un approccio interno all'ISG, ma in quell'approccio una scatola è la tassonomia. Noi abbiamo avuto anche un cliente con cui abbiamo lavorato con uh, un competitor di PWC l'anno scorso, emittente non quotato, che eh, nello sviluppo del piano ESG um, ci chiese ma se io emetto un bond e non sono tassonomicamente allineato è un problema? Per molti investitori non è un problema, no? perché per molti investitori i PIMCO, quelli grossi, se vanno a comprarsi un bond, se la società è allineata o meno, non, 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 non serve assolutamente. Per eh, gli europei, invece, è molto più importante. Abbiamo tempo per una domanda. Se qualcuno... Allora, vi ringraziamo. Grazie mille, grazie ai panelist. E per chi ha piacere vi invitiamo in sala Leonardo per l'ultima conferenza della giornata. Grazie.